Ingegner Valente, l'Ordine degli Ingegneri firma una convenzione con l'Università di Teramo, qual è il contenuto? Allora, il contenuto è la possibilità per i nostri iscritti, ma anche per chi non è iscritto, di partecipare a un corso sugli appalti pubblici. Ovviamente è una formazione ulteriore rispetto ovviamente alla formazione professionale universitaria propria dell'ingegnere, soprattutto rivolta a coloro che operano nelle pubbliche amministrazioni e che hanno a che fare, diciamo, quasi quotidianamente con i lavori pubblici, con gli appalti, eccetera. Siccome qui parliamo sempre di blocco di appalti, blocco di che non si fanno le opere, eccetera, questo vuole essere un piccolo contributo affinché il nostro collega oppure diciamo, il funzionario tecnico della pubblica amministrazione possa essere più sicuro, possa essere più conscio, consapevole delle possibilità che ha e delle procedure che deve attuare. Sul territorio qual è lo stato degli appalti pubblici? Anche da professionisti vi aspettereste maggiori investimenti da parte degli enti? Allora, gli investimenti ci sono, è vero che ultimamente c'è stato un grosso rallentamento, però noi anche come libero professionisti, sia come attività di libera professione, cioè progettazione e direzione del lavoro di opere pubbliche, esiste anche il famoso supporto a RUP, che molti enti, soprattutto i piccoli comuni, non hanno diciamo, un ufficio tecnico attrezzato, non hanno un ufficio tecnico con a capo un laureato. E allora molto spesso il libero professionista laureato fa da supporto a RUP, il supporto al responsabile del procedimento per appunto le procedure e quant'altro. E anche questo è una nicchia di lavoro molto importante e molto, diciamo, molto pregiata anche.